Buongiorno, buongiorno regione da zio Vito, buongiorno a tutti quanti. Che bella giornata, zio Vito, indovinate il tempo, la cuglia funziona bene. È sempre un satellite speciale. Beh, il dopo partito com'è andato? Tutto bene, tutto a festeggiare, tutto a scordarsi dei debiti, diciamo, della crisi in Italia, che noi siamo così noi italiani, no? Avremmo la partita d'Italia, se vince l'Italia ci siamo scordati di tutto quello che succede, anche di grave nel mondo. Se invece perde, sono stronzi, l'Italia hanno giocato male, a parte che hanno giocato male il primo tempo, questi l'hanno detto tutto quando, non lo dice zio Vito, ma lo dicono i tecnici. E poi vabbè, è giusto pure che uno si dimentichi, che svalieia un po' che il cervello, fa prendere aria, l'essenziale è che l'aria non entra nel cervello, ma che esce, diciamo. E devo dire una cosa, che però devo fare un erogio, devo fare l'erogio a tutti quelli del Serpentone, perché hanno addobbiato il quartiere con tutte le strisce verdi, bianche e rosse, da pala a pala, da portone a portone. È bello, tutti quelli che hanno contribuito anche economicamente, che comprare tutti questi nastri costa praticamente. È bello vedere tutte queste cose colorate, che ti fa capite che, diciamo, che stanno tutti quanti a seguire la partita, che ci piace partire per l'Italia. È giusto che sia così. E poi che devo dire più? Mi raccomando che fra un po' il bel tempo, iniziano le vacanze, bisogna fare attenzione nelle città, alla regione, al comune, perché quando la gente è in vacanza, soprattutto nel mese di agosto, che sono tutti fuori, tanto si approvano le leggi, quelle che la gente non vorrebbe che si approvasse, perché scomunge nessuno, approviamo, facciamo, cioè, ciuccio con ciuccio, se ragazzi si mettono d'accordo, questo non mi fa, questo non mi fa, sì, tu, io faccio una cosa a te, tu fai una cosa a me. Dobbiamo stare attenti e vigilare sempre, 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 sempre. Poi che devo dire più? A proposito di feste, feste patronali, feste di quartiere, ce ne sono un sacco a Potenza, a Sant'Anna, a San Giovanni Bosco, a Santa Cecilia, a Sant'Andolo, cioè, di chi? Ma tutti sti santi non si vogliono mettere d'accordo, perché molti dicono, zio Vito, dì che io ieri volevo andare a sentire quel cantante, ma c'era la festa al quartiere mio, c'era quello. E perché poi spesso dicono quel comitato, da noi non c'era nessuno ieri sera. Beh, che se fate quattro feste, lo so che quando è santo patrone, ma queste feste che non sono proprio patronali, che del patrone, ma sono solo del quartiere per smuovere un pochettino la gente e stare insieme, se possono mettere d'accordo questi organizzatori, dicono, allora voi quando pensate a fare la festa, non lo so, per dire poi tre galze la settimana, allora noi la spostiamo di tre, così. La gente di un quartiere va nell'altro e quelle di quelle vanno all'altro. Ognuno c'ha tanta gente che può andare e si accattene i panini, e poi bisogna anche contribuire, perché fare una festa non è facile oggi come oggi, soprattutto di questi tempi, anche se Renza dice che la crisi non c'è, in casa sua forse, ma noi la sentiamo, e noi come lo sentiamo? Voglio che lo sentiamo. Sì, lo sentiamo senza manco un filo d'olio. Allora, stavo dicendo, bisogna sempre, diciamo, mettiamoci l'accordo, ci vuole l'accordo, ci vuole questo accordo, anche fra quando si organizza qualche cosa di bello. Poi volevo dire una cosa, ho visto delle foto, delle cose scritte su Facebook, che la villa del prefetto, che adesso è aperta, è tutta pulita, con le panchine, è tutta vacante, non ci va nessuno. Allora, un po' sarà, dico io, il fatto che la gente è già in vacanza, un po' sarà che la gente, scusate, se per 30 anni sta villa è stata chiusa, forse la gente pensa pur che è diventato un parcheggio, che non esiste, non è mai esistita, diciamo, è nelle fantasie dei genitori che raccontavano ai bambini per farli addormentare. C'era una volta un prefetto che aveva una villa grande, ma che un giorno decise di chiuderla, e da allora i cittadini non ne seppero più nulla. E che allora magari pubblicizzare un po' di più che la villa è utile, è aperta, ma non serve solo per passeggiare, anche per fare manifestazioni. Allora dico io, se il comune pensasse, ufficio cultura, di fare qualche manifestazione, facciamola là dentro, così si rivitalizza, non mi ricordo lo che si dice, rivitalizza, devo avere sopra i tre cani, devo vedere, la villa, si pubblicizza di più, la gente lo sa e va un giorno, e va un altro giorno, e poi sa che è aperta e ci vanno tutti quanti. Vabbè, detto questo, io vi lascio sempre con la massima del giorno, ogni giorno c'è una massima, diciamo.
che cambia sempre. E voi lo sapete ormai a memoria qual è? Al vostro, che gli ha detto, casa vostra. Ciao a tutte le fanze.